Siamo in una sala che racconta la biografia degli oggetti, ovvero sia il momento in cui un museo mette insieme scienza all'archeologia e riesce a decrittare le biografie di oggetti molto antichi, ma è un processo che in realtà vale per tutti gli oggetti, anche quelli che abbiamo a casa. Ed è dunque con un grande piacere che abbiamo ospitato la maglia rosa di Coppi qui in sala, proprio perché ha una sua storia, una sua biografia, che viene tra l'altro raccontata molto bene dagli autori del testo che accompagna la maglia e che, parlando in prima persona, trasferisce davvero il senso di oggetti che possono effettivamente avere un significato, una biografia e riunire una collettività. È una storia molto, molto carina, perché si tratta in realtà non di una maglia indossata effettivamente da Coppi, ma è una replica di quelle che lui aveva a disposizione, che regalava ai suoi collaboratori. Nello specifico, questa è stata regalata da Coppi al suo massaggiatore Chiapuzzo ed è diventata parte della collezione Chiapuzzo. Ed è carino perché effettivamente nel testo si fa riferimento poi a un gemellaggio ideale di questa maglia e di questa collezione con altre collezioni, in particolar modo quella del Museo del Ghisello, dove ci sono centinaia di maglie rosa. E dunque questa idea, insomma, di una collettività di maglie rosa che sono unite dall'idea di avere una biografia che può essere oggi raccontata attraverso i testimoni che magari sono ancora vivi e che possono tramandare queste storie. Nel nostro caso, qui ad Archeologia Invisibile, al Museo Egizio, questi testimoni non li abbiamo più e dunque dobbiamo fare un lavoro un po' più lungo per ridare voce a questi oggetti. Effettivamente sì, posso anche girarmi qui intorno, ma credo proprio di sì. Attualmente è il più recente e dunque possiamo dire che in un certo senso è il più giovane degli oggetti che sono qui presenti. È una curiosità comunque molto particolare, cioè all'interno di un museo egizio una maglia del giro. Ma guardi, io sono particolarmente deliziato da questa collaborazione, perché supera in un certo senso il significato che abbiamo voluto raggiungere proprio qui in mostra, perché abbiamo collezionato una serie di oggetti contemporanei per raccontare al pubblico questa strana idea che gli oggetti possano avere una propria biografia. Il fatto che il Giro d'Italia abbia compreso questa idea e abbia perciò creato questa sinergia con noi dimostra effettivamente che il Museo Egizio non fa accademia, ma effettivamente può raccontare e dare delle chiavi di lettura per il presente a tutti i visitatori, anche coloro che sono fuori dal museo, magari proprio a seguire il Giro d'Italia. Ciao.